Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. Sabato è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono state tante le manifestazioni, gli eventi che si sono svolti in Sicilia. Anche a Catania, ad esempio, si è celebrata, si è ricordata questa importante giornata. Lucio Di Mauro. Il 25 novembre di ogni anno segna un appuntamento fondamentale, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Anche Catania ha voluto ricordare questa giornata che non è solo un simbolo di lotta e resistenza, ma anche un promemoria dell'essenziale ruolo dell'educazione nella costruzione di una società più equa e priva di violenza di genere. Le scuole svolgono un ruolo cardine in questo processo educativo. È loro dovere e responsabilità formare le giovani generazioni nei principi del rispetto reciproco, della parità di genere e della non violenza. Sono state 106 le vittime nel 2023. Ecco le parole di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Ha detto: vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella propria vita e provi a fare anche solo un pensiero su cosa potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, delle persone vicine, degli amici, soprattutto delle donne. Analizzate la vostra vita e fate un esame di coscienza su quello che si può migliorare. Parlate, denunciate, fidatevi. Ci spostiamo a Giardini Naxos, un rombo di moto per fare rumore invece contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto di questa singolare iniziativa Mauro Romano. Vicepreside Melania Lucifero, oggi abbiamo ospitato i centauri taorminesi, ecco, cosa significa questa manifestazione anche per lei che è una donna? Allora, questa giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, per me come donna, ma non soltanto per me, ma per tutte le donne del mondo, è una giornata molto, molto importante. Dobbiamo tutti quanti insieme fare rumore, proprio rumore, per sconfiggere questo fenomeno ormai di maschilismo, io lo chiamerei arcaico. Già dal 99 l'ONU ha istituito questa giornata contro la violenza sulle donne e tanto è stato fatto, però gli ultimi accadimenti di questi giorni ci fanno capire che c'è ancora tanto lavoro da fare, sensibilizzare e fare rumore incontro a questo problema. Salvatore Di Maria, presidente del gruppo Centauromenium, ecco, un rombo di moto per le donne, cosa significa, presidente? Diciamo che tutto è venuto anche spunto di Carla, che qui fare, mi diceva lei una volta, mi ha detto ma fare scruscio, dobbiamo farci sentire. E noi siamo motociclisti, ritengo sempre motociclisti strana ma meravigliosa gente, noi siamo impegnati già da parecchi anni contro la violenza non soltanto delle donne, ma in generale. Ultimamente ci ritroviamo anche con il bullismo mediatico e cerchiamo un attimo, grazie alla moto, di portare serenità e coraggio a denunciare tutto questo. Carla Carlino, lei di Centauromenium, presidentessa del gruppo femminile dei Centauri, ecco, cosa significa per voi una manifestazione come questa contro la violenza sulle donne? Per noi donne motocicliste oggi è una giornata particolarmente importante perché è un giorno di riscatto. Per me personalmente, perché nel 2016 sono stata vittima di stalking, e oggi posso dire di essere uscita da quell'incubo e voglio testimoniare a tutte le donne che ce la possiamo fare, ne possiamo uscire, possiamo vincere, possiamo riprenderci la nostra vita e dobbiamo essere unite in questo. Per fortuna abbiamo i nostri amici uomini che ci sostengono in questo, perché non possiamo fare di un'erba un fascio. Gli uomini non sono tutti sbagliati, non sono tutti violenti.
Quindi insieme possiamo fare rumore e vi invitiamo tutti domenica 26 novembre a Caltanissetta in Piazza Garibaldi, in cui faremo una manifestazione contro la violenza di genere. Noi di Centauro Menium, insieme ad Angeli in Moto di tutta la Sicilia, ci sarà una manifestazione molto rumorosa, molto sentita, in cui diremo il nostro no deciso e fermo alla violenza di genere. Da un tema importante e delicato a un altro, ovvero quello della prevenzione. Lucio Di Mauro ci parla di un'importante iniziativa che si è conclusa con successo, un'iniziativa dell'associazione Rima Onlus. L'associazione Rima, diretta da Rita Nicotra, anima portante anche della compagnia Odeon, nonostante il grave lutto che ha subito con la scomparsa prematura del marito Vito, ha rispettato gli impegni grazie allo straordinario lavoro dei volontari. Rima, un'associazione sempre presente nel nostro territorio in merito alla prevenzione per qualunque patologia, alle visite senologiche, ginecologiche, terapia del dolore, vicina alle esigenze di coloro che hanno subito un intervento al seno o con altre patologie oncologiche. Insomma, il suo motto da sempre è una speranza in più in un sorriso. Facciamo un bilancio su questa giornata, prevenzione alle donne, è importante farlo. Com'è andata questa giornata dedicata alle donne? Questa giornata è andata ottimamente, perché noi abbiamo voluto confermare questa giornata, nonostante il grave lutto che ha colpito la presidente dell'associazione, perché per noi proprio la missione di questa associazione è la prevenzione, una delle attività alle quali teniamo di più. E quindi oggi abbiamo confermato i soci di questa giornata proprio perché questa associazione, voluta fortemente dalla presidente Rita Nicotra, ma anche dal suo marito, che proprio il lutto riguarda lui, è scomparso in questi giorni, anche lui credeva in questa associazione. Per cui i volontari hanno voluto fortemente confermare questa giornata. Quanto è importante la prevenzione nelle donne, soprattutto chi ha un sospetto nella mammella? Moltissimo. Io sono una che grazie alla prevenzione è ancora qui a fare volontariato ed è anche riuscita a non fare né chemio né radio proprio perché la prevenzione mi ha salvata in tempo. Ho preso tutto in tempi ancora giusti e quindi almeno mi sono evitata una parte di calvario. Cambiamo decisamente argomento. Sono proseguiti anche nell'ultimo fine settimana i controlli da parte delle forze dell'ordine nei luoghi della cosiddetta Movida a Catania. Vediamo un bilancio di questi ultimi controlli. Con l'approssimarsi del periodo natalizio, il centro cittadino, nelle serate del fine settimana, è sempre più affollato, soprattutto da giovani e giovanissimi provenienti anche dalla provincia, che si riversano nelle vie e nelle piazze del centro storico e in generale nelle zone della tradizionale Movida, con le conseguenti possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina e sulla percezione di sicurezza. Pertanto, attuando le direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze di polizia, per assicurare la dovuta tutela ai cittadini e turisti, ai clienti dei locali, ai residenti e ai titolari delle numerose attività commerciali, visti i risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane, con ordinanza del Questore sono stati predisposti mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico. I dispositivi realizzati hanno operato su tre diverse zone di intervento, al cui interno sono numerosi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché consueti luoghi di ritrovo. Un'area compresa tra Piazza Vincenzo Bellini, Via Antonino di San Giuliano, Via Landolina e Via Coppola, una seconda area tra Piazza Federico di Svevia e zone limitrofe, e la terza area comprende Via Gemellaro, Via Santa Filomena, Via Umberto, Via Pacini e Piazza Carlo Alberto.
In tutte e tre le aree operative i servizi sono stati eseguiti da agenti della Questura, della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, dai militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da pattuglie della Polizia Locale che, coordinati da un funzionario della Polizia di Stato, hanno vigilato sulla situazione e in particolare effettuato un'intensa attività di osservazione sul transito e lo stazionamento nelle aree pedonali al fine di prevenire comportamenti improntati all'illegalità. Nel corso dei servizi inoltre è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di molteplici posti di controllo. Le pattuglie della Polizia Locale, in particolare, hanno svolto mirati servizi per contrastare le violazioni in materia di sosta. Sia nella zona circostante Piazza Bellini che sull'area intorno al Castello Ursino, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcolici tra i giovani. In Piazza Bellini, inoltre, gli agenti della Polizia Stradale, utilizzando il camper, hanno eseguito soprattutto controlli del tasso alcolemico. Complessivamente, nel corso dei servizi, sono state controllate 137 persone e 68 veicoli, tra cui molti ciclomotori e motocicli. Sono state 38 le sanzioni applicate per le violazioni alle norme del codice della strada. Sono state invece 11 le verifiche amministrative eseguite dalla Polizia Amministrativa della Questura e dal settore Annona della Polizia Locale nei confronti di attività insistenti all'interno delle aree individuate, a cui sono state contestate 8 sanzioni, tra cui 5 per omessa esposizione autorizzazioni, una per occupazione di suolo pubblico, una per mancanze igienico-sanitarie e una per diffusione musicale non autorizzata. Nel corso delle attività, a seguito di una segnalazione proveniente da alcuni cittadini che avevano assistito all'inizio di una discussione tra due gruppi di ragazzi che stava degenerando, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti immediatamente in un locale di via Teatro Massimo, mettendo in fuga i due gruppi e impedendo che la discussione si trasformasse in una rissa. Sentiamo sempre più parlare di intelligenza artificiale. Ebbene, in Sicilia, la regione siciliana mette a disposizione dei fondi per sperimentare l'intelligenza artificiale anche in classe, quindi anche nelle scuole. Vediamo come nel nostro servizio. Utilizzare l'intelligenza artificiale al fianco degli insegnanti per aiutare e sostenere i ragazzi nello studio. Con questo obiettivo la Regione Siciliana, attraverso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, mette a disposizione 1,8 milioni di euro per i bienni delle scuole superiori. I progetti, presentati dagli istituti, potranno essere finanziati fino a un massimo di 80.000 euro ciascuno e dovranno essere realizzati negli anni scolastici 2023-24 e 2024-25, coinvolgendo almeno due classi prime per almeno tre o più materie del corso di studi. Per i nostri ragazzi l'intelligenza artificiale è già realtà, ha dichiarato l'assessore regionale al ramo Mimmo Turano. La scuola, ha aggiunto, deve gestire questo cambiamento non per sostituire la didattica tradizionale con le nuove tecnologie, ma per integrarla. L'elemento umano è imprescindibile, come lo è il ruolo degli insegnanti. L'intelligenza artificiale, tra l'altro, può anche aiutare contro la dispersione scolastica che caratterizza i primi due anni delle scuole superiori, offrendo ai ragazzi un sostegno nella comprensione degli argomenti e un aiuto virtuale sempre disponibile, ha concluso l'assessore Turano. L'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata per proporre esercizi, apportare correzioni e generare esempi, informando allo stesso tempo gli insegnanti dei progressi degli studenti. Il funzionamento dell'intelligenza artificiale dovrà basarsi inoltre su materiali didattici come lezioni, esercitazioni e libri, in modo da offrire contenuti attendibili che possano essere gestiti dagli stessi insegnanti anche in base alle esigenze dei singoli studenti. Un requisito indispensabile dei progetti dovrà essere la collaborazione con università o enti di ricerca italiani, cui spetterà anche il compito di garantire la formazione dei docenti. In aggiunta, gli istituti, che potranno presentare una sola proposta progettuale, avranno facoltà di scegliere come partner pure enti internazionali con esperienza nel settore. Nel caso di risultati positivi, le applicazioni dovranno poter essere adottate anche dalle altre scuole. Per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, dunque ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo.